Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Il video di oggi è il tag che praticamente dovevo fare qualche settimana fa e che non ho avuto modo di fare, ed è un primo video tag che sto facendo, il primo che faccio, quindi non me ne vogliate. Ed è un tag che è stato incominciato da Quentin Lecter, uno youtuber, e è stato continuato poi fatto da LLTuber, Simone Malacarne, Alexander90Delarge, e quindi lascio la descrizione di tutti loro, appunto il loro canale, nella descrizione del mio video. E partiamo con le domande, quindi. Film preferito in assoluto? Allora, il film preferito in assoluto io non ce l'ho. Cioè, ancora non l'ho trovato il mio film preferito. Perché appunto ce ne sono talmente tanti belli che non vedo l'ora, che ho sempre voglia di rivedere, che praticamente non ho mai visto in vita mia. Cioè, non c'è stato mai quel film preferito in assoluto. Ma il film che mi ha affascinato per tantissimi aspetti e che quindi penso sia fino ad oggi il mio preferito è Hugo Cabret di Martin Scorsese. Tutti direte, ma come mai questo film? Io sono quello che comunque ritiene che Hugo Cabret non sia un capolavoro, quindi di solito i film preferiti per te siano capolavori. Io non penso sia un capolavoro, io penso solo che sia un'opera meravigliosa visivamente e anche per i sentimenti che ha, per l'emotività che appunto rappresenta e che ha appunto il film stesso, ed è un film per me splendido su tutti i punti di vista, l'amore per il cinema che rappresenta. Poi al cinema lo vidi con un 3D meraviglioso, forse uno dei migliori 3D che c'è stato in circolazione, quindi penso che Hugo Cabret, appunto, a fine visione ero con le lacrime, perché è un film che mi ha praticamente stravolto tutti i miei concetti di cinema e non, e quindi Hugo Cabret è il mio film preferito. Seconda domanda, attore preferito in assoluto? Allora, faccio una piccola premessa tra tutte le domande. E per quanto riguarda appunto tutte le domande, è stato difficile trovare una sola risposta. Solo che praticamente quando vedo tutte le domande, per me che amo tanto i film, amo tanto il cinema, è difficile delineare solo una risposta per quanto riguarda appunto ogni tipo di domanda. Perciò il mio attore preferito in assoluto è Johnny Depp. Johnny Depp perché? Perché Johnny Depp, almeno fino alla maledizione del Forziere Fantasma, è stato un personaggio che è stato un trasformista, un caratterista che ha vestito i panni di milioni di attori, di persone, e appunto avendo appunto tantissime personalità diverse, anche quanto riguarda il doppiaggio, con diversi doppiatori, con diversi doppiaggi appunto in diversi film, che ci ha regalato delle perle magnifiche, dei personaggi splendidi come Jack Sparrow, come Edward Nero del Mare di Forbici, il cappellaio matto di Alice in Wonderland, ma anche film molto più impegnati e molto più belli come Chocolat, Neverland o molti altri. Quindi un attore che io amo particolarmente, che oggi purtroppo si sta perdendo, sta diventando un po' la macchietta di Hollywood per il semplice fatto che gli fanno fare parti molto simili, quasi tutte simili a quelle di Jack Sparrow, e questo mi ha fatto veramente molto arrabbiare. Altri attori preferiti per quanto riguarda appunto, per rimanere sempre in tema e accennarli, sono Kevin Spacey, che è semplicemente splendido, uno dei migliori attori che secondo me dopo Johnny Depp è il mio preferito, che in modo di recitare è splendido. Christoph Waltz, che è appunto il Hans Landa di Bastardi senza gloria, che è un attore meraviglioso, splendido, grandioso, spiazzante, un attore che è una maschera, riesce a interpretare ogni parte, questa in Bastardi senza gloria, in Django Unchained, in Green Hornet, in Tre Moschettieri anche, riesce a interpretare sempre parti diverse, riesce sempre a immedesimarti in un personaggio pazzesco. DiCaprio io lo amo, dopo Django Unchained, dopo Il Grande Gatsby, io DiCaprio è un attore che già apprezzavo da prima e che ora apprezzo particolarmente. Il mio attore comico per eccellenza è Jonah Hill, che mi fa ridere ogni volta che vedo i suoi film, anche i peggiori, i film sono buoni solo perché c'è lui. E per questa domanda basta. Terza domanda, film che possiede in più edizioni o un video, più di due? Ne ho diversi, praticamente quasi tutti i film della Disney, perché ce li ho in videocassette, in DVD e in Blu-ray. Solo che il film che mi pare che abbia in più edizioni è La Pietra Filosofale, prima Harry Potter, che praticamente ho in videocassetta, DVD edizione singola, DVD edizione doppia e Blu-ray, appunto preso qualche mese fa, quindi Harry Potter e La Pietra Filosofale. Personaggio cinematografico preferito? Il personaggio cinematografico preferito è quel personaggio che comunque, secondo me, mi ha spiazzato la prima volta che l'ho visto, e subito in mente, ripeto ancora una volta, Christoph Waltz in Bastardi senza gloria, perché basta solo guardare la scena iniziale appunto del discorso che fa con l'ebreo, che è praticamente magnifica, il tipo di messa in scena
di quella parte, tutto quell'arco, quei 20 minuti mi pare circa di quel dialogo, e il modo in cui Christoph Waltz attenzione il suo personaggio per me è magnifico. Quindi Christoph Waltz in base a Dienza Clore soprattutto, ma come personaggio in particolare è splendido attore, splendido, splendido caratterista e tutto quel che si voglia. Quinta domanda, villain cattivo cinematografico preferito. Quindi io, siccome la quinta è questa qui, la sesta è villain cinematografico più inquietante secondo te, la prima secondo me è più appunto come cattivo di un film di supereroi, diciamo, il secondo più in generale. Il primo, ci sono due villain che a me hanno fatto impazzire, anche se penso che ce ne saranno altri, ma io comunque mi riscorderò. E sono appunto Willem Dafoe nel primo Spider-Man, senza nulla togliere Alfred Molina nel secondo Spider-Man, ma Willem Dafoe ha una faccia che si innamora della videocamera, soprattutto nel primo Spider-Man. Il suo personaggio riesce a far terrorizzare ogni spettatore. Il primo film di Spider-Man, che ha tante sequenze, anche horror se vogliamo, perché appunto Sam Raimi, maestro dell'horror, riesce a inserire il suo aspetto, la sua potenza maggiore all'interno di ogni film, riesce a inserire appunto un aspetto horror, cioè il personaggio di Willem Dafoe, caratterizzando un personaggio spaventoso, inquietante sotto tutti i punti di vista. Il secondo è Joker nel Cavaliere Oscuro. Joker è un personaggio che io ho imparato a conoscere con il Cavaliere Oscuro, ma che poi ho rivisto nei panni di Jack Nicholson con il primo Batman di Tim Burton. Joker nel Cavaliere Oscuro, interpretato da un grandissimo e purtroppo compianto Heath Ledger, che è un personaggio che mi ha praticamente caratterizzato la vita. Da quando ho visto quel film, io sono innamorato di quel personaggio, della sua pazzia, del suo modo di fare. A volte fa delle cose giuste, a volte fa cose idiote. È un pazzo, quindi io amo il personaggio di Joker nel Cavaliere Oscuro. Sesta domanda, quindi villain cinematografico più inquietante secondo te? Mi sono innamorato, dicendo prima, di Kevin Spacey di DiCaprio, con Kevin Spacey, con il personaggio splendido che interpreta in Seven, che da lì caratterizza uno dei finali maggiori pazzeschi della storia del cinema, con uno dei film più belli mai realizzati, ossia Seven, che per me è veramente un capolavoro, che è un cattivo che si vede soltanto nell'arco finale del film e che praticamente già intravedi nel resto nelle prime parti della pellicola, ma è un personaggio che tu, quando capisci che cosa ha fatto, ci rimani veramente di stucco perché è incredibile il modo in cui è messo in scena. DiCaprio in Django Unchained di Tarantino. DiCaprio riesce ad essere, è un attore emozionante, e in Django Unchained, prima DiCaprio non era così bravo, in Titanic, possiamo dire anche Romeo più Giulietta, non è stato un attore che praticamente ha fin da subito fatto capire la sua bravura. Negli anni, invecchiando, è diventato sempre più bravo. E con Django Unchained lui ha raggiunto la sua massima espressione di bravura, secondo me. Perché il personaggio è splendido, basta solo guardare la scena quando lui si taglia il pugno sul tavolo in Django Unchained e si taglia col bicchiere, la mano gli gronda di sangue, lui non si leva. Non dice a Tarantino di fermare il Chuck, ma continua a recitare, e Tarantino, per omaggiarlo, rimette appunto quella stessa scena nel film. Ed è un personaggio splendido. Io sono molto affezionato alla saga di Harry Potter, e quindi Voldemort è uno dei cattivi che comunque mi ha caratterizzato particolarmente da quando ero bambino fino all'anno scorso, 2 anni fa, da quando è uscito l'ultimo Harry Potter, I Nomi della Morte parte 2, che praticamente mi ha sconvolto anche lui, mi ha quasi fatto appunto sognare, fare l'incubo la notte quando ero più piccolo. E Voldemort è un cattivo che non mi scorderò mai, interpretato da un meraviglioso Ralph Fiennes, che c'ha due palle così come cattivo. Settima domanda, miglior trilogia cinematografica. Qui il discorso è molto difficile, solo che per quanto riguarda l'oggettivo, io dico Il Padrino. Il Padrino perché? Perché Il Padrino è una trilogia meravigliosa, secondo me con un terzo capitolo leggermente inferiore rispetto ai primi due, che sono incredibili, ma comunque grandiosa. Il Signore degli Anelli, saga capolavoro, che ha capolavoro appunto in tutto oggettivamente, perché ha un genere, cioè ha delle sequenze magnifiche, ha appunto una messa in scena incredibile, ha creato un mondo, c'è proprio un lavoro dietro incredibile. Quindi è una trilogia che non può non essere tra le migliori, assieme a quella di Ritorno al Futuro, che per me appunto come fantascienza, come innovazione agli anni 80 ha portato veramente tanto, sia per intrattenimento, per risata, per appunto operazione, fantascienza varia, riesce a immedesimarti. Il Cavaliere Oscuro, la saga di Nolan, che è secondo me è ottima anche sotto questo punto di vista, che per
però ha un terzo capitolo leggermente calante, ma di poco rispetto al secondo, ma comunque è una grande saga. Film storico meglio realizzato secondo te? L'ottava domanda. Allora, io film storici ne ho visto qualcuno, solo che nessuno mi ha fatto particolarmente impazzire. Se voglio parlare di film storico, quello che mi è piaciuto soprattutto e su tutti è Il discorso del re, insieme ad Anonymous di Roland Emmerich e La vita è bella, perché praticamente tutti e tre i film per me hanno un significato molto particolare, perché Il discorso del re l'ho visto senza ambizioni e mi ha fatto impazzire. Anonymous l'ho visto con una grande aspettativa e poteva essere un grandioso film se non per alcune lentezze di sceneggiatura, e per me è un grande film comunque. La vita è bella per me è un capolavoro, è un grande film di Roberto Benigni, un film splendido su tutti i punti di vista. Molti lo criticano, molti dicono che Benigni abbia fatto il furbo per l'inserimento del bambino, ma per me La vita è bella non può non essere un grande capolavoro. Io l'ho visto in questa circostanza il film storico, perché non è vero. Un musical di cui conosci tutte le canzoni a memoria. Io mi vergogno di dire, quando ero più piccolo, vedevo High School Musical e praticamente le so tutte, tutte quante, porca miseria, le so tutte e tre di tutti i film, tutte quante di tutti i film. Quindi va, voglio oltrepassare questa cosa, però il musical di cui conosco tutte le canzoni a memoria, musical che non è tanto musical, ma è più film, anche se ha molte canzoni, oltre al fatto di tutti appunto i cartoni animati Disney più incentrati sul musical, è Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, quello di Gene Wilder, con Gene Wilder, che è magnifico su tutti i punti di vista, quel film, con alcune cose che secondo me sono fatte meglio nelle remake di Tim Burton, nella rivisitazione anche, anzi di Tim Burton, e Willy Wonka, la fabbrica di cioccolato, io conosco tutte le canzoni a memoria. Decima domanda, quanto fa schifo Eragon? Allora, Eragon io l'ho visto solo una volta, al cinema nel 2006, quando è uscito, ed ero piccolo, quindi non avevo ancora questa grande cosa di capire come erano i film oggettivamente, va roba varia. A me all'epoca non aveva fatto schifo, perché prima non avevo letto il libro e non l'ho letto ancora tutt'oggi, e non mi è tanto dispiaciuto, devo rivederlo, perché se veramente fa così schifo la critica, tutto al pubblico, devo rivederlo per capire che cosa veramente era. Mi ricordo già da piccolo una cosa che mi aveva fatto schifo, il doppiaggio della dragonessa Safira, che era fatto da Ilaria D'Amico, quella di Sky, che non c'entrava assolutamente nulla e che in quel film proprio era rovinato già da quella cosa. Undicesima domanda, un film che non smettereste mai di vedere, The Social Network di David Fincher. Io mi sono stuprato quel film non so quante volte. The Social Network di David Fincher è uno dei miei film preferiti, un film che mi ha fatto impazzire. La prima volta che l'ho visto non mi ha particolarmente attirato a vederlo più di una volta, poi però andando avanti nel tempo, sentendolo nominare, ci ho ripensato poi a quel film. La seconda volta che l'ho visto non ho più smesso di vederlo e mi sono comprato pure i Blu-ray. È stato un acquisto di cui vado veramente veramente fiero, ed è un film spettacolare, secondo me il capolavoro di David Fincher, un capolavoro in generale, ed è un film secondo me perfetto su tutti i punti di vista, assieme comunque a tutti i film di Tarantino, Pulp Fiction, Bastardi senza gloria, film che non smetterei mai di rivedere. Il miglior monologo in un film, qui devo fare un discorso più ampio, cioè che non ho fatto ampio finora, quindi però devo continuare a farlo fino adesso. American Beauty, il discorso quello del sacchetto di spazzatura, per me è splendido. Bastardi senza gloria, appunto il monologo che è al leggero dialogo tra appunto la scena che ho parlato di prima di Christoph Waltz, Pulp Fiction, quello di Samuel L. Jackson su Ezechiele 25:17, Scent of Woman, profumo di donna, quello di Al Pacino, l'interrogatorio di Joker nel Cavaliere Oscuro, è quello più famoso al mondo, quello di Blade Runner, appunto alla fine da parte di Luke Terhauer, che pensando che è stato improvvisato è pazzesco, incredibile. Tredicesima domanda, un film rivoluzionario nel suo genere. Rivoluzionario nel suo genere possiamo dire quattro film soprattutto, ma uno su tutti è Blade Runner, perché il Blade Runner, lasciando perdere il Metropolis di Fritz Lang, è quello che ha proprio lanciato la fantascienza visiva vera e propria sullo schermo, ed è un film che è stato rivoluzionario appunto per le epoche a venire. Jurassic Park, perché finora non si erano mai visti questi dinosauri enormi ben caratterizzati, appunto per la saga di Steven Spielberg, che poi è finita, proseguita, che non finirà ancora, ci sarà il quarto, da Joe Johnston. Harry Potter in qualche modo, perché non c'era stato questo grande afflusso appunto sulla fissazione per la magia, e appunto con Harry Potter, le bacchette, tutte le magie, gli incantesimi, è stato rivoluzionario sotto questo punto di vista. Matrix è impossibile che non sia la saga rivoluzionaria, che comunque assieme meno di Blade Runner, ma ha affermato appunto un genere cinematografico, ha affermato appunto i rallenti nei film, e c'è chi ne ha abusato, vedi Paul Thomas e Paul Wes Anderson,
nei Resident Evil, anche male, che ha comunque quindi è stato rivoluzionario in qualche modo. Un film, 14ª domanda, un film tratto da un libro meglio realizzato secondo te? Io libri, allora ho letto praticamente, io, la saga comunque, ripeto, sono più appassionato, è Harry Potter. E secondo me la trasportazione cinematografica dal libro di Harry Potter è secondo me magnifica, cioè fatta nei minimi dettagli, anche se in alcune circostanze, in alcune parti di alcuni libri, alcune cose potevano essere fatte meglio. Un film tratto da un fumetto meglio realizzato secondo te? Per me il miglior film di fumetti da sempre, da quando l'ho visto e non c'è più stato nessun film che mi ha più fatto impazzire, è Spider-Man 2 di Sam Raimi. Spider-Man 2 per me è il miglior cinecomic mai fatto perché è espresso da tutti i punti di vista, regia, sceneggiatura, messa in scena, sequenze d'azione, interpretazioni, villain, tutto. Spider-Man 2 ha tutto perfetto. Poi dopo vengono gli altri film che io amo, il Cavaliere Oscuro stesso. Hellboy, L'Uomo d'Acciaio, comunque, che io apprezzavo tantissimo, The Avengers, Il Cavaliere Oscuro, Il Ritorno e roba varia. Un film, 16ª domanda, film tratto da un videogioco meglio realizzato secondo te? I film dei videogiochi, come tutti sanno e come tutti hanno detto in questo tag, fanno veramente schifo, quasi tutti. Però un film che io ho visto qualche mese fa, che mi ha fatto particolarmente, no, che mi ha, diciamo, che ho trovato molto gradevole, è il primo Silent Hill. Poi ho visto il secondo, è stata una grandissima cavolata. Ma il primo Silent Hill, come messa in scena, come regia, come anche fotografia e tutto il resto che lo circonda, è un film ben realizzato, secondo me. Al di fuori di com'è nel videogioco, ma siccome ha il nome del videogioco, è secondo me così. Resident Evil 3, l'Extinction, secondo me è il migliore della serie perché cinematograficamente parlando è il migliore che funziona. Non mi riferisco ai riferimenti ai videogiochi, non parlo dei riferimenti ai videogiochi che non ho giocato, ma è cinematograficamente quello che funziona di più. Tomb Raider ha alcune cose buone, altre che proprio non vanno, però lo salvo tra tutti quelli che ci sono. Un film che ti sei pentito di aver comprato. Pentito nessuno, più che altro è il prezzo caro a cui li ho comprati. Ho comprato i DVD tempo fa di Peter Pan, di Chi ha incastrato Roger Rabbit, a prezzo veramente altissimo, tipo 25 euro l'uno, 30 euro l'uno, infatti non lo farò mai più. Una cosa che mi ha fatto arrabbiare è un piccolo aneddoto che io voglio raccontare. The Social Network, il film che vi ho parlato prima, è un film che non ho più smesso di rivedere e ho voluto comprare in Blu-ray. Quando sono andato a comprare in Blu-ray non mi interessava il prezzo perché dovevo averlo quel film, dovevo distruggerlo, dovevo proprio spaccarlo quel disco di quante volte dovevo vederlo. L'ho comprata a 12,90 euro. Dopo 2 giorni era 5,90 euro in offerta. Ho detto, ma vaffanculo, cioè veramente potevo aspettare qualche giorno in più? No, perché sono un cretino. Il film è meglio riconvertito in Blu-ray. 18ª domanda. Io ho letto le Blu-ray, ho tutto il resto, quindi per quanto riguarda la migliore riconversione Blu-ray, quindi si parla da un film più vecchio fino a quello nuovo, la cosa di Carpenter è incredibile, pare fatto ieri, è spaventoso il tipo di colori utilizzato, il filtro, i dettagli della neve, i dettagli del giubbotto di Kurt Russell, dell'aspetto facciale, dell'apparato facciale di Kurt Russell, sono incredibili. 2001 Odissea nello spazio fa paura, sembra fatto ieri anch'esso, ed è un film che in Blu-ray è proprio una cosa incredibile già di suo. I 3 Ritorno al Futuro e i 6 Star Wars sono fatti in maniera molto molto buona, non a livelli di riferimento assoluto, però sono ottimi sotto quel punto di vista. 19, un film che spiazza per il finale. The Mist, chi l'ha visto lo capirà, perché The Mist ha un finale che è impossibile, impossibile che uno non si stupisca dal finale di The Mist, perché è di una crudeltà, non te lo aspetti, cioè è pazzesco il modo in cui quel finale viene messo in scena. E lo metto assieme a quello di Seven, perché il finale di Seven, quando tu capisci tutto quello che è successo, dici: oh mio Dio, Fincher, che cosa hai realizzato? 20ª domanda, l'acquisto di cui vai più fiero? Vado fiero di molti acquisti. Il cofanetto trilogia versione estesa in Blu-ray del Signore degli Anelli che ho preso a 40 euro e ora è a 90 euro di nuovo. Però uno dei film che cui sono più affezionato e che ho preso a veramente poco prezzo è Boy 2 The Golden Army, che ho preso praticamente a 5 euro. È stato un ottimo, ottimo acquisto. 21. Il film della tua infanzia che più ti ha segnato? Sono 5 film della mia infanzia che mi hanno segnato, di cui uno di questo è un film d'animazione. Due di questi sono film d'animazione. Un'animazione grafica, Toy Story per me è l'apice,
di quello della mia infanzia. Io amo Toy Story, amo i giocattoli, me li compro ancora adesso, voglio avere tutti i giocattoli della collezione. Per me Toy Story è vita ancora oggi. Toy Story mi ha insegnato a essere quello che sono, una persona che è altruista, una persona che vuole bene agli amici, che appunto secondo me è un personaggio, cioè il film di Toy Story, la trilogia sana di Toy Story riesce a cambiare qualcuno per forza in meglio, perché soprattutto se lo guardi fin da piccolo, se cominci ad amarlo fin da piccolo, non puoi non innamorarti di Toy Story, dei suoi personaggi, di come appunto sono narrati dal meraviglioso John Lasseter. Jumanji, Mamma ho perso l'aereo, Page Master, Piccolo Nemo avventura nel mondo dei sogni, che è un DVD che cerco da non so quanti anni, che non ho più trovato, anche se so che è uscito. Se qualcuno sa l'esistenza di questo DVD di Piccolo Nemo, gli do 1000 euro e lo voglio. Sto scherzando, ovviamente. Un genere che non sopporti. Venite, duesima domanda. Gli horror. Io gli horror, quelli che ho visti al cinema, li ho, posso contare sulla punta delle dita, perché praticamente è un genere che proprio non sopporto, non ci riesco, cioè perché odio l'horror per gli stereotipi, perché in ogni film horror ci sono quasi sempre le stesse uccisioni. Ne ho visti pochi, quindi dovrei recuperarmi un bel po', alcuni film horror che fanno parte appunto della storia del cinema. Ne ho visti pochi, però appunto lo stereotipo di tutto ciò che accade, del modo in cui muoiono determinati personaggi, la cosa che c'è sempre un personaggio figo, una troia, cose varie, a me questa cosa non piace. E quando ci sono i film al cinema, gli horror non me li guardo quasi mai. Ventitresima domanda. Un tipo di personaggio che proprio non sopporti: zombie, draghi, elfi, in questo senso. E sinceramente nessuno di loro mi dà qualche fastidio. Uno che non sopporto, sempre parlando di film in generale, è quello appunto di film horror che dice separiamoci, quando sai che poi moriranno tutti a uno. Separiamoci significa andare incontro alla morte. Quindi, perché ogni volta in ogni film devono mettere questa cosa del separarsi? Idiota, cosa veramente idiota. 24, il film con effetti speciali migliori. E qui potremmo finire domani. Avatar, secondo me, il miglior 3D, un film che ha solo contenuti, ha solo effetti speciali, trama, zero, Pocahontas, più di degli alberi, più di tanti essere impero perduto, questo è Avatar. Matrix stesso, Star Wars, Il Signore degli Anelli, la saga di Harry Potter, questi sono i film con i migliori effetti speciali, secondo me. I film con gli effetti speciali peggiori, qui torno indietro di qualche mese, di un mese, due mesi, e dico After Earth, perché After Earth ha degli effetti speciali che neanche la sai, ma a momenti, veramente, al pensiero che ho speso 7,50€ per vedere quel film, ancora mi sento male. E Il Cacciatore dei Giganti, tornando indietro di tre mesi, Il Cacciatore dei Giganti parte già in maniera sbagliata il film, la computer grafica è orribile, soprattutto il prologo che sembra fatto di cartapesta, che è proprio inguardabile. Io non oso, diciamo, appunto dire che quel film è buono se ci sono quegli effetti speciali, è impossibile. 26, un film che ha vinto l'Oscar che non lo meritava, Ribelle the Brave, al posto di Raph spacca tutto, perché se Raph, quest'anno appunto il film d'animazione Rebel the Brave è un buon film, senza niente da dire, ha molto di Dragon Trainer, ma non è un capolavoro, non è un film da Oscar, non me lo paragonare a Wall-E, a Up, a Toy Story 3, ad altri film che hanno vinto l'Oscar, non me li paragonare a questi, perché non è come quello. Raph spacca tutto si avvicina di più allo stereotipo del grande capolavoro Pixar, quindi secondo me era Ralph che doveva vincere quel film, e tra tutti quelli che c'erano, Rebel the Brave era quello minore, diciamo, tra tutti quelli che doveva vincere. The Artist, anche se io ho trovato un buon film, perché per il motivo che vi dirò sotto nella prossima domanda. Argo, secondo me Argo è un buon film, ma non è il miglior film dell'anno, come vogliono far credere. Tutti, ah, Argo, capolavoro, Argo, miglior film dell'anno. Buon film, stop, non è un capolavoro Argo. Argo è una ben messa in scena, bella regia, buona recitazione, ma non è il miglior film dell'anno in confronto a Cloud Atlas, a Django Unchained, ad altri film, questi non mi vengono in mente, non ha niente a che vedere completamente. Un film che non ha vinto l'Oscar ma che lo meritava, e per essere, per distanziarmi un po' da quello che ho detto prima, Il Miglio Verde non ha vinto Oscar, Il Miglio Verde, però tra tutti gli Oscar che doveva vincere non ha vinto quello che è stato scandaloso. Ha avuto la candidatura ma non lo ha vinto. Non l'ha vinto Michael Clarke Duncan, anche lui con pianto,
per la prestazione come miglior attore non protagonista, che per me è qualcosa di incredibile. L'ho visto qualche mese fa di nuovo. Emilio Verdi è un capolavoro e la sua interpretazione è impossibile da non amare. Leonardo DiCaprio in Django Unchained, senza parole, non è stato neanche nominato, doveva esserci perché è pazzesco. E collegandomi a The Artist, Hugo Cabret come miglior film, perché tra i due Hugo Cabret 50.000 volte meglio oggettivamente, secondo me. Un film che ti ha annoiato a morte, il remake di Total Recall, Atto di Forza, perché ho fatto il grandissimo errore di vedere il film, quello originale di Paul Verhoeven, Atto di Forza con Schwarzenegger, il pomeriggio prima di andare a vedere il film al cinema. Poi la sera sono andato a vedere il film al cinema. Se quello di Paul Verhoeven mi era piaciuto particolarmente, quello di Les Wiseman dopo mezz'ora non ce l'ho fatta più. Il finale è stato cambiato, il tipo di messa in scena era noioso, il film è scritto male, il film ha delle buone sequenze d'azione ma niente di più, ed è di una piattezza allucinante. Ha quasi un'ora e un quarto di film, mi stavo per addormentare in maniera incredibile. The Box, quello con Cameron Diaz, per me non è un film, stop, non è un film, mi aspettavo tutto e non è un film, secondo me è quello. Ora, una cosa sempre riguardo questa domanda, due film che non mi hanno annoiato a morte, ma dei film che mi sono sembrati pesanti, e sono Valhalla Rising di Refn e The Tree of Life di Terrence Malick. E questa è una delle cose che voglio farvi capire, che quando uno ha un'idea di un film non si deve fermare in quella idea, rivedete quel film, rivedetelo e cercate di capire che cosa sia di quel film. Total Recall l'ho rivisto, l'ho visto a metà e l'ho staccato perché l'idea era quella, cioè non ci riusciva a cambiarla. Quando poi ho dovuto rivedere The Tree of Life, la prima volta l'ho visto al cinema ed mi è sembrato pesante come film, anche se ho visto che era messo in scena in maniera incredibile. L'ho rivisto e mi sono reso conto che è un capolavoro incredibile, cioè, quindi non vi fermate mai alla prima impressione. Anche Valhalla Rising non l'ho rivisto, io amo Refn, ho amato Drive, amo Bronson perché è un film splendido come Drive, devo vedere ancora, se Dio perdona, la trilogia di Push e gli altri film che ha fatto. Valhalla Rising però secondo me è oggettivamente, penso, quello meno riuscito forse da parte di Nicholas Winding Refn, penso, non lo so, non vado a toccare questi film, sempre mia opinione personale, però devo rivederlo perché la prima volta l'ho visto con un'ottica un pochino diversa, voglio rivederlo per cercare di capire che cosa va del buono, tutti dicono in Valhalla Rising. Cosa ne pensi del reboot di Spider-Man, quindi di Amazing Spider-Man? Allora, a me non mi è dispiaciuto così tanto, di come molti lo chiamano una schifezza. Ci sono delle cose buone secondo me, altre non funzionano, altre sono ridicole e non hanno nessun motivo di esistere. Spero che con la saga si migliorino. Per me era inutile un reboot, però non mi è dispiaciuto. La saga di Raimi comunque è sopra anni luce, pure il terzo che è il peggiore dei tre, sopra anni luce appunto al remake di, al reboot di Spider-Man. 33, altre tre domande, dai che stiamo finendo. 27 minuti di video, oddio. Il film che hai visto più volte al cinema, Harry Potter e i Doni della Morte parte 2, l'ho visto 3 volte, prima visione 3D e altre 2 visioni in seguito, perché ho amato quel film, amo quella saga, dovevo vedere per forza per l'ultima volta Harry Potter al cinema. Ho visto anche L'Uomo d'Acciaio 2 volte, Il Cavaliere Oscuro Ritorno 2 volte, comunque più di un film l'ho visto 2 volte al cinema. Un 31, un film secondo te assurdo? A parte che assurdo, io assurdo in senso buono, vediamo la cinematografia completa di Tim Burton, secondo me un film assurdo è A Scanner Darkly, un oscuro scrutare che ho recensito qualche mese fa nel mio resoconto mensile. Assurdo per il modo di messa in scena, il tipo di colore, il tipo di filtro e di tecnica utilizzata che ti inserisce all'interno del film, anche se il film non è grandioso, ti inserisce all'interno del film e quasi ti fa sentire drogato di quello appunto di cui ti fa fare, cioè fatto di quella droga che ti fa vedere nel film. Assurdo è anche Crank è Crank Act Voltage, cioè il film è tutto costantemente adrenalinico, sempre con un ritmo sempre elevato, con Jason Statham che corre per pomparsi il cuore, se no scoppia e muore. Questo è un film assurdo veramente. L'ultimo, facciamo la ferita, anche Pain and Gain sono film assurdi positivi che hanno cose buone e cose cattive. E questa è la 32esima. Ultima domanda, 32esima, un film che hai dovuto rivedere più volte per capirlo. Non ho visto film particolarmente cioè ne ho visti film impegnati, e però
Diciamo che li ho capiti. Molti me ne mancano comunque di grandi capolavori. Però un film che ho dovuto rivedere più volte per capirlo, anche se comunque poi guardandolo ho visto che tutto ciò che c'era da capire era poco, era Inception. Perché appunto io penso che Inception sia un grandissimo film, possono dire quello che vogliono, posso dire che non è il miglior film di Nolan, possono dire che sia fatto male, che sia sopravvalutato, per me è un grande film Inception, senza nessun dubbio, secondo me, e non possono togliermi questa idea. L'ho visto una seconda volta e quelle poche cose che al cinema non avevo chiare, e anche il pensiero sulla trottola alla fine cade o non cade, cioè secondo me appunto l'ho rivisto più di una volta e determinate cose le ho capite. Anche il Cavaliere Oscuro Ritorno, secondo me, l'ho dovuto, cioè l'ho visto più di una volta e alcune cose le ho capite poi dopo. Niente, il video tag immenso, 30 minuti, finisce qui. E voi, se volete farlo, fate video risposta appunto a questo video tag, che vi dico di farlo anche voi, sotto nella descrizione del canale, oltre ai video che ho, altri ai canali di cui vi ho detto prima, lascio i video di queste persone e lascio anche le domande per chi volesse farle. E noi ci vediamo alla prossima recensione, al prossimo video. Ciao a tutti!